Il concerto l'avrebbe dovuto tenere a maggio a Mosca, ma a causa del Covid non se n'è fatto più nulla. L'Istituto Italiano di Cultura della capitale russa aveva chiesto a Ciro Carbone, virtuoso chitarrista napoletano, di esibirsi per gli ospiti di una serata attesa. Carbone, che da anni promuove in Italia e all'estero la canzone classica napoletana, con i suoi arrangiamenti che fanno vibrare le note più profonde delle melodie napoletane, aveva preparato l'esibizione che oggi ha riassunto in un videoconcerto. In realtà il concerto si doveva fare dal vivo nel museo Puškin, perché c'è un gemellaggio tra il museo di Capodimonte e il museo Moscovita. Purtroppo il Covid non ha reso possibile questa iniziativa a maggio e quindi abbiamo poi realizzato questo video che andrà in onda varie volte su tutti i canali istituzionali. Con me ho suonato con me anche un quartetto d'archi. E abbiamo fatto una monografia su Domenico Scarlatti, grande compositore del periodo barocco napoletano. Diplomatosi brillantemente al Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella di Napoli sotto la guida del maestro Francesco De Santis, Carbone comincia la sua carriera concertistica come chitarrista solista nei Nuovi Cantori di Napoli diretti dal maestro Roberto De Simone. Dopo aver girato il mondo promuovendo la musica napoletana, nasce il CD Torna Maggio, lavoro discografico di grande successo, premiato al Festival della Chitarra Città di Fiuggi come miglior disco dell'anno tra le rare opere italiane presenti a Linares presso il Museo della Fondazione Andrés Segovia. Fine conoscitore della canzone napoletana, è chiamato dall'ambasciata italiana a Sofia come esperto filologo in una conferenza internazionale sulla genesi e la storia della musica napoletana. Nella stessa occasione si esibisce in un importante concerto presso il Conservatorio di Sofia. Poi ci doveva essere Mosca, ma adesso sarà per il web.